Devono essere destinati eventuali proventi. Tutto qua, grazie. Grazie consigliera. La parola al consigliere Corrado. Finiamo questo ordine del giorno, poi dopo spieghiamo. Diamo un po' di ordine alla discussione. Consigliere Corrado, prego. Grazie signor Presidente. Si invitano il sindaco e la giunta a non cedere le azioni, a valutare la possibilità di estendere il patto parasociale ad altri enti istituzionali, a valutare una rivisitazione delle linee guida del patto e delle regole di corporate governance in funzione del nuovo assetto proprietario che ne esprime al meglio il rapporto di forza. Assolutamente condivisibile. Due però sono le considerazioni che è doveroso fare. Uno, se ci tenevate così tanto, secondo la prassi di questo Consiglio, perché un ordine del giorno dove si invita blandamente e non una mozione dove si impegna la Giunta? Considerazione. Secondo luogo, per quale motivo non si è voluto, con la stessa forza della delibera, cioè con la stessa forza dell'atto con il quale sono state cedute le quote di proprietà pubblica, impegnare in maniera definitiva questa Giunta a non cedere fino al 2019? Il voto del Movimento sarà favorevole, perché questo è un ordine del giorno sicuramente apprezzabile. Rimane però fermo, forte, il dubbio che vi serva per ragioni propagandistiche per dire sì, è vero, abbiamo venduto, ma guardate quanto siamo bravi. Ci auguriamo che così non sia. Grazie. Grazie, consigliere Rizzo.